Questo misto fra intro e goduria perpetua mi piace. Poi voglio vedere dopo quando ritaglio il video e lo carico su YouTube con cosa ne è uscito. Sono curioso di vedere questo mix. Comunque, ben ritrovati in questo gameplay. Se avete visto quello precedente, se state seguendo la serie su YouTube, ma anche qui in live con me, adesso vi ho lasciato un po' quella suspense, anche se per chi mi segue in live è durata poco, quella suspense di vedere cosa ci dirà la signora della Arasaka, o se crederà la storia di V su quello che è successo a Saburo. Ma che è qua? Perché sta il gioco attivo? Non posso cliccare gioca su Cyberpunk perché c'è scritto ferma. Allora facciamo così, lo terminiamo qua. Era aperto in secondario, non so perché. Zodiac, il mio non ha suonato. Qual è il tuo non ha suonato? Ah, perché forse l'avete fatto insieme. Cioè lui ti ha preceduto, per questo non è andato. Ma la live sta andando a prostitute, perché vedo che va rosso. Aspettami. Scusatemi un attimo, questi sono i problemi della diretta. C'è problema a Steam, ho avuto un piccolo problema con Steam, vediamo se si riprende, soprattutto se si riprende OBS. Io non vedo problemi. No, vabbè, sto guardando il quadro di OBS che dava... Praticamente OBS ha una specie di luce verde che ti dice che la live sta andando bene. Se quella luce comincia a cambiare, diventa gialla, rossa, significa che stai avendo qualche problema. Ma credo sia dovuto a Steam, perché infatti ha smesso, non lo sta facendo più. Quindi scusate questo intermezzo. Cominciamo. Cyberpunk. Allora, Marta, se te piacciono i videogiochi, probabilmente questo gioco Cyberpunk ti piacerà un sacco anche a te. Questo è un titolo che a Diego l'ho fatto comprare, però lui non ha voluto più proseguire in live. Grave errore, perché sto vedendo che a molti di voi piace e quindi... Anche perché questo, per come è fatto lui, sarebbe stato un ottimo intrattenimento. Bravo Benji, non mi hai fatto cazzia. Però guarda, ci sarebbe stato benissimo, secondo me, anche meglio di Goduria Perpetua, l'intro con Magnet e Sigunfietto. Guarda, sarebbe stato bellissimo. A me piace moltissimo. France, questo però non è un gioco per ragazzini come te, Eccoci. Ero lì quella notte al Compeki Plaza. Ho visto Saburo Arasaka morire. Non era veleno. Questa è una menzogna inventata da tuo fratello. L'assassino è Yorinobu. Sei pazzo. Se pensi che io creda a queste assurdità. Perché? La mia parola non conta un cazzo! Hanako-sama, ti chiedo scusa da parte sua. Ah, sta zitto, Goro! Volevi che fossi onesto? È quello che sto facendo. Scorpion, Goro, sono tutti riferimenti a Mortal Kombat, però, Ma sono quello che vi ha rubato questo cazzo di relic. L'ho infilato in testa, mi hanno sparato, sono morto! Sei... morto? Oh sì, e ora ho Johnny Silverhand in testa e farei qualunque cosa per liberarmene. Quindi io non ho niente da perdere, ma tu invece sì. Hanako-sama, vi è la prova vivente del crimine che tuo fratello ha commesso. Possiamo dimostrarti tutto quello che dice se accetti di aiutarlo con il relic. Hanako-sama. Hai sentito? Va, controlla. Sono arrivati i soldati della...
Della Arasaka, vuol dire? Ho davvero un brutto presentimento. Merda! Imbecilli! Ci sta Nako dentro, imbecilli! Oh! Cazzo, guarda chi c'è lì! Ultima occasione di andarcene. Non posso lasciarlo lì. Andiamo, è spacciato. O vuoi finire anche tu come lui? Sono sotto attacco. Resta tu e tieni gli occhi aperti. Sono nel corridoio. Siamo sotto attacco! Abbiamo parecchie perdite! Ma chi è che mi sta lanciando questi benedetti qua? Da qua forse. Mamma mia, te. Guardalo lì. Convergete! Ma io c'ho questo bel fucilazzo qua, no? Lo 5. E c'ho... che qua la situazione è molto tragica. C'ho la crash di River. Ritaglie. Azzardarti a svenire, cazzo! Non ora! Forza, lasciamo questa cazzo di città! Oh, brutta storia! No, allora, praticamente noi abbiamo un impianto cibernetico nel cervello che ci fa vedere questo... questo costrutto, lo vedi? Questo personaggio. E questo impianto cibernetico ci ha fatto risorgere dopo che ci avevano sparato in testa. Sono serio? Che cazzo viene qui a dormire? Siamo soltanto a 2 chilometri da Night City. Se uno esce di città non si ferma subito qui. E se invece arriva, dorme nella cazzo di città. A che cazzo serve un motel in mezzo a nulla? Te lo dico io. Johnny? Sì. Chiudi quella cazzo di bocca, ti prego. Sparare stronzate non aiuterà nessuno. Come sono cambiate le cose? Johnny, Cristo! Adesso siamo noi, fermi ad aspettare le squadre d'assalto della Arasaka. Se qualcuno bussa, spara alla fottuta porta, senza preavviso. Non ho voglia di fare la fine di Takemura.
Sentito? Auto. A quest'ora, qui. Cazzo, uno solo. Dito sul grilletto, vi. Lì dentro. Chi c'è? Ho detto chi c'è? Vuoi che ci senta tutto il motel o mi fai entrare? Ma questo è Panam, mi sa. Ah no, Rachel. Ok, ti faccio entrare. Finalmente. Oh, quello sul muro è sangue. Sì. Prima questa fogna aveva una stella in più. Allora, che dicevi? Hai un messaggio? Ce l'ho qui. Sta per cominciare. Che cosa? Una doll. O una proxy. Devo mettere bene in chiaro una cosa. Credo ancora che tu sia pazzo, ma... Anako, sei tu. Ma non posso più illudermi. Ti credo. Ah, grazie. Mi crede. Come mi hai trovato? Pensavi davvero che bastasse uscire dalla città? Takemura ha detto di averti piazzato addosso un tracker, anche se non fosse. Quando l'Arasaka vuole trovare qualcuno, lo trova. Questo mi fa sentire molto rassicurato. Peccato che non ti sia convinta prima. Goro sarebbe ancora vivo. Se vuoi parlare di lui, sappi che ha fatto di tutto perché potessimo avere questa conversazione. Ciò esige rispetto. Va bene. È morto pure Goro. Ha affondato un pugnale nel cuore della corporazione. Devo agire finché la ferita è aperta. E tu mi aiuterai. Sei la prova vivente del suo crimine e del suo tradimento. Prima devi aiutarmi. Forse non sono stata chiara. Dobbiamo agire in fretta. Beh, anch'io non ho tempo. Sto morendo, sai? Il mio cadavere non sarebbe un granché come testimone. Capisco. Voglio sapere tutto quello che sai sul Mikoshi. Il Mikoshi. Uno dei progetti di punta di mio padre. Una fortezza telematica con vari server in orbita tutto intorno alla Terra. Pensalo come un archivio di costrutti di personalità. Psiche digitalizzate. Diciamo prigione. Questione di punti di vista. In ogni caso non è lì. Tu dici. Troverai la salvezza. Potrebbe venire proprio da Klaus. Non senza una conoscenza approfondita del relic e del processo di creazione dei costrutti. C'è qualche problema? Ho trovato il fuggitivo. Anders Hellman, protetto dalla Kang Tao. Ci ho parlato. Secondo lui l'engramma mi consumerà completamente. Il processo è inarrestabile. Una conclusione stranamente fatalista per un uomo di scienza. Perlomeno ho messo le mani sui progetti. Ho informazioni dettagliate su come funziona. La documentazione è completa. Molto utile. Soprattutto considerato che Hellman è ancora vivo. Lo contatterò per spiegargli che nessuno se ne va dalla Arasaka dalla porta sul retro. Mi sono messo in contatto con Alt Cunningham. La Cunningham? Lei è l'inventrice del Soul Killer. Sto usando la sua versione modificata. Questo potrebbe essere più che utile. Questo è quello che abbiamo ottenuto. E ora?
Vediamoci di persona. A Lambers, in centro città. È un posto discreto. Ricorda solo una cosa. D'ora in avanti, io e te dobbiamo agire con estrema cautela. Mo? Beh, la mia parte l'ho fatta. Sai cosa? Cosa? Forse preferivo l'imboscata di soldati dell'Arasaka. Volevamo questo. La Proxy ti ha dato alla testa. Vaffanculo. Dai, pensaci su. Fino a ieri Hanako viveva in un mondo completamente sicuro. Ecco pure Tartufilla. Cosa le è rimasto ora? Un'altra città? Un fratello omicida? È un ladro del cazzo. Perciò ha mandato una proxy. È sola. E se la sta facendo sotto anche più di noi. Ah? Clink? Cosa? Hai detto clink? Mm-hmm. Il rumore del guinzaglio che ti ha appena agganciato. Ma questo ogni cosa che faccio dice che c'ho il guinzaglio. Oh, e intanto sto campando, porca miseria. La papessa è intitolato solo, addirittura. Gli occhiali sono ridicoli. Vediamo se riesce ancora a sorridere. Sì, sorride. Vabbè. Chiedo bene in ritardo. Ma qual è il ritardo? Figurati. Guarda che ci sta pure. Vediamo se scrive. Che c'è? Sai dire qualcos'altro oltre a stronza di porcellana? Merda! Cazzo, stiamo pronti. Merda. Johnny! Ma che è? Sto diventando come Johnny. Ci sono io. Adesso ho visto il braccio, il Silver End. Johnny. L'odore che senti è la brezza. Alzati. Il Pacifico è meraviglioso a quest'ora. Come siamo arrivati fino a qua? L'ultimo attacco mi ha quasi. Non sta scrivendo, forse alla fine ha ceduto alle chiamate. Quasi. Hai ragione. Non riesco a distogliere lo sguardo. Siamo a Pacifica. Cos'è questo edificio? Un vecchio hotel, il Pistis Sofia. Siamo gli unici ospiti. Voglio farti vedere una cosa. Vieni. Ho visto che avevi in mano la pseudoendotrizina. Mi serve se voglio provare a controllare questo corpo, no? Avevo la strana impressione che nel coma ti volessi sbarazzare di me. In effetti mi hai dato filo da torcere. Quelle si stanno unendo le personalità, Francesco. Marta Stella. Ti ho beccato. Stavolta non te la cavi a parole. Tu volevi prendere la pillola. Farò finta di non aver sentito. No, vaffanculo! So bene come sei. Ehi, ti ho salvato il culo. Ti ho portato al sicuro e tu dubiti ancora delle mie intenzioni. Ok. Ti credo. Grazie. Ti credo. Dai, vediamo se sei un po' zitto, porca miseria. Mi stai facendo nervosire. Mi stai facendo odiare Keanu Reeves. Sempre tre piedi. Come passata la finestra. Dovresti riuscirci, credo.
malapena. Volevi sapere perché ti ho portato qui? C'è un nascondiglio. Sì, qui, stellina. Aprilo, svuotalo. Queste sono tue. Lo erano. Adesso sono tue. Oh. Oh. 50 anni fa. Guerra messicana. Quando ero giovane e idiota come te, mi sono arruolato in una milizia corporativa. Viv se lo si ama. Ero in Messico quando... Sono sempre avanti ai piedi, però. Dalla guerra, le corporazioni vincono sempre. E chi perde è la gente normale. Quindi... è questa la verità che hai deciso di cantare? Beh, prima ho disertato. Sono finito qui, chiuso in questa stanza. Me ne sono stato a letto a fissare il soffitto per un mese intero. Non mi dispiacerebbe sdraiarmi a guardare il soffitto per l'eternità. Ma che cacchio dici? È questo che ti ha portato qui. A rimuginare sulle cose per giorni, settimane. Voglio evitartelo. Perché me le stai dando? Immagina di essere in guerra insieme, di combattere fianco a fianco, io e te. Ti prenderesti un proiettile per me? Non lo so. Rispondi. Vabbè, sì, diciamo di sì, Lo farei. Le piastrine erano di un uomo che ha sacrificato la sua vita per salvare la mia. Ho pensato un po' alla nostra situazione. Voglio essere chiaro. Non ti farò nessun torto. Quando sarà il momento, darò la mia vita per la tua. Lascerò che mi cancellino. Le piastrine sono la prova della mia promessa. Bel gesto, davvero. Ma non puoi darmi qualcosa che è già mio. Il corpo è mio, e lo è sempre stato. La decisione spetta a me, non a un intruso. Per il momento cerchiamo di non parlarne più, ok? Stai valutando seriamente l'offerta di Hanako? Hai un'idea migliore? Non ancora, ma ho una richiesta. Beh? Adam Smasher, il bastardo che mi ha fatto fuori. Qualsiasi cosa mi succeda lo voglio morto, sepolto. Deve crepare come merita. Sul serio, Smasher, all'improvviso ti viene in mente? Ma l'ultima volta... Non abbiamo fatto in tempo a salutarlo, per questo dobbiamo trovarlo e farla finita per sempre. D'accordo, sarà fatto. E voglio che Rogue venga con te. Rogue? È importante per me, e lo è anche per lei. Ci dobbiamo portare... Ah, Rogue, ok. Quindi devo dire a Rogue tutto quanto? Oh! Credo sia meglio se lo faccio io, personalmente. E come? Tu mandi giù le pillole di Misty e io prendo il timone per un po'. Lo sai che non sono affatto entusiasta del piano, vero? Voglio soltanto parlare con Rogue di Smasher, poi mi faccio da parte. Promesso. Rogue è una bella copertura. Per cosa? Per prendermi il tuo corpo una volta per tutte? O per un altro piano suicida per attaccare la Rasaka? Ormai ti conosco piuttosto bene, Johnny. Per l'ultima volta, nessun piano segreto. Hellman l'aveva previsto. Che avresti provato a prendere il controllo. Anders Hellman? E cosa ha mai fatto lui per aiutarti? Non mi ha aiutato. Ma nemmeno fatto del male. Non ti sei guadagnato la mia fiducia. Deve essere un rapporto alla pari, Vi. Hai il controllo completo su di me in ogni momento. Non riesco nemmeno a controllare me stesso. Sei tu che prendi le decisioni di merda. Io posso solo avvisarti.
e chiedere favori, come sto facendo adesso. Voglio sapere esattamente cosa vuoi fare. Voglio dire a Rogue la verità e chiederle di aiutarci. Ehi, Satana mi ha cacciato dall'inferno. Ti mando se vuoi la levo la webcam da sto fiello. A servirle Smasher su un piatto d'argento e a parlare dei bei tempi andati. Facile. Ah, ecco anche Albe. Albe, fatti uno shout. Albe che non stai streamando più. Gli diamo il controllo? Ma sì, dai, una volta diamoglielo. Va bene, lo faccio. Per te. Grazie, davvero. Portami all'afterlife. Ti prometto che non te ne pentirai. Mi sento meglio. È ora di andare. Sento ancora un dolore vicino al tuo cuore. Dubito che quello se ne vada. Hotel Pistis Sofia, giusto? Mm-hmm. Un bel posto per morire. Ma non oggi. Ma io come scendo da qua? Andiamo all'afterlife. Dai, facciamo gli sbruffoni, dai, dov'è? Dov'è il mezzo? Guarda, non riesce manco a girare tanto che è lungo, guarda. Guarda che smargiasso che sono, guarda. Ma qua stanno a fa casino. Ma che cazzo? Ehi, non siamo a scuola, ci devi pensare. Ma... piano di sopra forse, fammi vedere. Scusami. Piano di sopra, ok. L'ho spezzato in due. Ma quel poveraccio di merda. Neanche gli occhi sono belli. La bollina è proprio carina. Ma che stai a dire? Un nasino. Ok. Chi è? Ah, la polizia. La polizia non voglio problemi. Oh.
tempo per i giochi. No, la polizia no. Più rosso di quello che già è. Non è che si monta la testa. No, no, io sono consapevole di non essere assolutamente nulla di tutto quello che avete anche detto. Li accetto con lusinga i vostri apprezzamenti, ma sono assolutamente consapevole di non essere nulla di che. Non mi monto, non ti preoccupare, non mi monto. Allora, qua c'ho proprio i cecchinozzi potenti che mi occupano spazio. Ma state più di avventura, bucato! Mesh mondo però. Non gli dare spunti a Zodiac, che è la fine, è la fine! Viaggio rapido no, eh. Come facevo un tempo, chi sei?
facciamo niente, raga. Un viaggio rapido non esce, incredibile. Eccolo. Aspetta, allora ci dobbiamo levare un po' di immondizia. Okay. È la parte più noiosa del gioco, quando devi vendere la roba. Stai congelando? Copriti! Non ce l'hai una vestaglia come questa? Esistono ancora le borse d'acqua calda? Adesso sono elettriche addirittura. Chi sei, Goku? Non lo so. Io bene, voi signorina. Brava, brava. Ho fatto pure. Mi ricorda qualcuno questo. Ah, ma qua mi sa che sta per avvenire un incontro romantico. Francesco, chiudi gli occhi, Francesco. No, mi sa che è questo. No. Iniziavo a pensare non venissi più. Non avrei dovuto, in effetti. Perché no? Di solito lavoro solo con i fixer. I clienti che li evitano in genere portano problemi. È solo che tengo la mia privacy. Tutti vogliono la propria privacy. Forse, ma non quanto me. Cazzo! Tu sei...
Io sono Lizzie Weezy. E chi è Lizzie Weezy? Siediti, parliamo. No, Francia, mi sa che puoi stare tranquillo. Almeno per ora, Ok, allora di che si tratta? Questo è di metallo, non credo si faccia qualcosa. Credo tu possa immaginarlo, sono nei guai. La risalita è quello, il pezzo forte, Bella domanda. È stato un anno difficile, blocco creativo. Non sono neanche riuscita a scrivere qualcosa di decente. E in più, mi sono innamorata. Mi dispiace. Ma dicevo, quando senti uno, mi sono innamorato. Wow, mi dispiace per te. No, è troppo cinico, eh. Non è la cosa peggiore. Lo è per me. Ho qualcosa da dire. E l'amore è una distrazione. Devo concentrarmi sulla mia arte. Quindi, parliamo di un uomo? Di una donna? Merda, queste mani. A volte mi sembra di sfiorare le cose e invece volano scintille. A ogni modo, è un uomo. Si chiama Liam. Liam Norton. Stiamo insieme da qualche mese, ma credo che mi tradisca. Ok. Perché sospetti di lui? È così banale da essere imbarazzante. Telefonate sussurrate nel bagno, strane ricevute, incontri segreti nel cuore della notte. Ti viene in mente qualche evento specifico? La mia mente. È un argomento delicato. Perché? Non ci conosciamo ancora abbastanza, Vi. Gli hai parlato? Faccia a faccia. Sei adorabile. Prova a immaginare. Non siamo mai soli. Io e lui da soli. Siamo sempre circondati da assistenti, PR, truccatori. Se smetto di sorridergli per un millisecondo, finiremo su tutti i quotifax della città. Capisco. No, non capisci. Ma chi è quella giornalista? No, finché non lo vivi. Milioni di occhi puntati su di te, costantemente. Può essere splendido e terrificante. Liam Norton. Nah, non lo conosco. Dimmi di lui. Sulla quarantina, sensibile, uno a cui non è mai mancato niente. Hai presente il tipo? Ho presente, come vi siete conosciuti. Io no, voi ce l'avete presente, ripresente. È il mio manager. Lo so, so quello che sembra. Non doveva succedere. Non è neanche il mio tipo, ma... Ma? Il corpo sarà anche cromato, ma il cuore è lo stesso. Non si comanda. Quindi qual è il mio ruolo? Che cosa vuoi da me? Prove. E poi chiuderò questa storia per sempre. Liam va sempre al Riot. Credo che incontri qualcuno lì. Voglio sapere chi. Mi aiuterai? Non così in fretta. E la grana? La avrai. Lo spero. La domanda è quanta? Dio, come sei terra terra. Non lo so. Soldi a palate. Contento? Terra terra. Oh, tu mi contatti, insomma, manco chi è. Le cose terrene contano. A volte fanno la differenza tra la vita e la morte. No, 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 parliamone dei soldi. Pratica. Come quando fai colloqui del lavoro, ecco. Conta su di me. Ricorda, voglio i dettagli. Dettagli concreti. Registrazioni o foto, se puoi. Certo, lo terrò a mente. Bene, ora va. Ma tutto il gioco è interessante, Albe.
pensavo dovessi girare a destra. Volete usare le mazze? Ho visto che ho preso la mazza. Usiamo la mazza. Anzi, voglio usare proprio la katana. Vediamo un po' com'è. La Jinchūmaru. Oh, gli ossegati, che è un piacere. La vedo io quanto la odio. Ma dov'è? Eccolo. Fortissima, aveva ragione Beppo prima. Fortissima la Jinchūmaru. Mamma, quanto sei grosso e brutto. Entra. Sei un cesso. Ah, vuoi divertirti un po'? Scusa. Poi, dottori, ma cosa si fa in questo locale? Oh, ma chi è qua? Mamma mia! Vediamo chi è. Peng Nianzu, sì. Oh, possiamo pure ballare. Balliamo! Amo le katane, mamma mia, ce ne sono alcune che sono opere d'arte. Kit si chiama. Supercal, sì. Ma chi era quello? Vai, DJ, vai! Balla, balla! La bocca che entrano le mosche. Oh, mamma mia. Mo caccio la pistola, ammazzo a tutti, mamma. Degli stivali che sono più allora voglio un attimo vedere una creazione.
Mi dissocio anch'io, mi dissocio anch'io. Ehi, ten cuidado. Aspetta, ma quel tizio non sta con quella... Sto cercando Liam, Liam Norton, lo conosci? Diciamo di sì. Che cosa vuoi da lui? È qui in giro. L'ho visto entrare, ma parliamo di mezz'ora fa. Adesso non so dove sia. Ehi, Linda, champagne nella sala VIP, presto. Ok, fammi portare il conto al tavolo 3. Serata intensa, eh? Già, infatti. Se vuoi venire qui a ci dissociamo a priori da quello. Mo metti GG1. Una silent disco. No, è che ho abbassato io la voce della musica. Che cos'hai sul... Per lo più birra. Preso le caccate vendono questi. Ti vendo le armi. Le vuoi le armi? Ti. Dietro. Sto cercando Liam, Liam Norton. Ah, quello. Cazzo, non lo sopporto quell'idiota. Poche mance. E poi uno stronzo. E la sua donna è anche peggio. La sua donna, eh? Interessante. Ad ogni modo, dov'è? Sai che non posso dirlo. È importante. Immagino. Non mi sembri un tipo da perdersi incazzate, ma... Non posso. Davvero, mi dispiace. Non puoi, eh? Ma sai cosa potrei farti io? Schiacciarti il cranio come una lattina di Nicola. Pensaci bene prima di rifiutare. Usa quel cervello finché ce l'hai. È nella sala VIP con una nuova ragazza. Ha ordinato champagne, quindi è una festa. Ma io non ti ho detto niente, eh? Volevi certo. Soldi, pezzente. Pezzente. Questa chi è? Mi è spuntata dietro come... Una roba inquietante. Fammela... Shibata Asa si chiama. Cristo! Ci fa il tesserino di un cristiano nel cesso. Mattina di Nicola. Hiroshi. Interessante, quindi non si può andare. Qui è chiuso. Oh, per andare nella sala VIP l'ascensore. Perché? Mi sto facendo una lattina di Nicola, sì. Vediamo cosa abbiamo qui.
questo lo spegniamo sempre. Sensore lasciamo acceso. Ah, qua si esce. Champagne, giusto? Sì, e vorremmo gustarcelo in pace. Oh, ok. Scusatemi, il sistema mi ha segnalato un ordine aperto. Non me ne frega un cazzo del tuo sistema. Sparisci! Oh, cazzo. L'hai Vattene sentito anche subito. Tu, vero? Chiamo la sicurezza! Quel tizio lo sta tradendo. Ci scommetto le palle. Non saprei. Voglio dire, sta tramando qualcosa, certo. Ma quello che dicevano era un'altra cosa. Dettagli. A ogni modo, farà meglio a stare lontano da lui. Potrebbe non crederti solo sulla parola. Per questo devo rubare le registrazioni della telecamera. Pronto, V? Che c'è? Ho notizie su Liam. E? È come pensavo. Così pare. L'ho sorpreso nella sala VIP con una donna. Bevevano champagne. E? Di che stavano parlando? È un po' inquietante quella tipo, però. Voi non la vedete perché sono io davanti. Ma dubito che abbiano parlato a lungo. Non è molto, ma è abbastanza. No, il camion non c'entra qua sotto. Se ne fotte. L'afterlife, dove tutto è cominciato. Solo parlare con Rogue di Smasher, vero? E poi mi ridarai il volante e tornerai al posto del passeggero. L'idea è quella. Non preoccuparti, sarò gentile. Potrebbe persino piacerti. In realtà me ne sto già pentendo. Ma
810, questo è tutto, mortacci tua. Ok, sono pronto. Mi dispiace. Ma che è là dentro? Era ora, cazzo. Sembri diverso. Hai cambiato pettinatura. Cazzo, è bello essere di nuovo qui. Non sapevo che te ne fossi andato. Che cosa bevi? Cielo azzurro. E che c'è menato dentro? Un altro no, un altro no. Dammene un altro. Arriva. Siamo partiti col piede giusto. Basta! Mi dissocio. Cassius Ryder. Il nome ti dice niente? Mm-hmm. Il tizio tatuato. Come fai a conoscerlo? Abbiamo dei trascorsi. Dove lo trovo? A un salone a Watson, su Pershing Street. Allora quale scegli? Billy Goat o l'altro? Cazzo è Billy Goat, mo? È una scelta difficile, ti capisco. Billy Goat o l'altro, ragazzi? Eh? Dite voi. Hai deciso? Però Goat, Billy la capra mi piace. Ah, ma questa è la cosa del Berserk, ho capito. È una scelta difficile, ti capisco. Billy Goat. È più nel mio stile. Lo adorerà. Non ho dubbi. Jeremiah Grayson. Dicono che fa l'operatore per Smasher. Ma io non ti ho detto niente. E tu chi sei? Io Arancia Meccanica non lo conosco. Sì, diciamo che avevamo qualcosa in comune. Ruby Collins, l'ho passata io a Grayson, dopo essermela fatta. Che beve ancora. Barista. Simon! Mas rapido! Simon! Sinistra o destra? No, questa è una citazione a Matrix. No, sinistra, volevo prendere la pillola rossa. Beh, diciamo che ho provato di meglio. Ehi, sei Ruby? Che c'è? Hai sentito parlare di me? Andiamo fuori di qui. Ti racconto cosa ho sentito e tu mi mostrerai se ho ragione. Ma prima devo occuparmi di una cosa. Thank you.
di zampe da rubi. Non va da nessuna parte con te. Sta lavorando, capito? Cazzo, come gli è mancato. Ehi, ti aspetto fuori. Mi stavi aspettando? Ti va di andare a casa mia? Ma ce l'ho la macchina, perché rubarla? Vabbè. Dove vado? Martin Street. Ma fai il giro lungo. Ti stanno bene? Hai da accendere? Che bastardo Johnny. Volevo la pillola rossa però, mannaccia. Sta guidando. Ecco, appunto. Appunto. Stavo dicendo, sta guidando. Cazzo! Potevamo morire. Ruby. Forse chiamo Ruby, concentrati. Devo parlare con Grayson. Salve, Night City! Vi. Sputi sempre sangue di prima mattina. Possiamo parlare di qualcos'altro, per favore? Certo. La prima volta che ti ho visto, ho capito che c'era qualcosa di familiare in te. Bla bla, Johnny te l'ha detto. Non mi sembri sorpresa. Lo ero, ma ora non più. Probabilmente non ti ricordi. Ho dei flash qua e là. Non tutto, grazie a Dio. Mi ha chiamata di primo mattino. Ovviamente pensavo fossi tu. Ho pensato, che carino. Peccato che sia uscito completamente di testa. E sei venuta a vedere di persona, eh? Curiosità morbosa. Mm-hmm. E ho trovato Johnny Silverhand. Una sensazione strana. Tu che sai di Johnny? Il tuo viso sta cambiando, sai? Sembri ancora lì, ma quel sorrisetto perfido lo riconoscerei ovunque. Come parla, come si muove, come fuma. Te lo ricordi, eh? Io non fumo. Lo so. Non potrei mai confondervi. Puoi dormire tranquillo. Ti ha parlato di Smasher? Sì. Non sapevo che fosse tornato a Night City. Johnny ha trovato il modo di vendicarsi. Aspetta. Grayson. Jeremiah Grayson. Lavora per Smasher. Johnny l'ha saputo da una spogliarellista, non chiedermi come. E Bunique. Solo questo. Ad ogni modo vedrò cosa posso fare. Lo ammazziamo, quel figlio di puttana. Sai cosa ha fatto Smasher in tutto questo tempo? È scomparso dopo l'assalto alla Rasaka del 2023. Nessuno pensava che sarebbe tornato. Poi è ricomparso all'improvviso. Ha svolto alcuni lavoretti per la Rasaka ed è tornato ad essere un fantasma. Nessuno l'ha più visto per anni. Tranne Grayson, a quanto pare. Posso darti una mano? Nel tuo stato? Sei praticamente inutile. Ti contatto quando scopro qualcosa. Ok.
Non posso credere che quel bastardo sia qui nella tua testa. E dammi i bacetti, ah, no? Comodo avere 70 anni e l'addominale d'acciaio, eh? Comodo. Buongiorno, eh. Oh, cazzo. Mai più. Non immaginavo che le pillole ti avrebbero steso così. Forse non starei così male se tu non le avessi accompagnate con Dio solo sa cosa. Mi hai fregato. Dovevi solo parlare con Rogue. Le ho parlato? E la spogliarellista? La rissa all'empati? Il tatuaggio? Era tutto necessario. Dovevo offrire a Rogue qualcosa di reale, no? E Buniche. Una pista su Grayson che dovrebbe condurci da Smasher. Una pista per una pista. Questo è reale? Reale quanto basta per Rogue. Smettila di piagnucolare e andiamocene. Perché ho quella linea nera? Perché ho questa linea nera sullo schermo? Che posto è questo? Un posto dove puoi vomitare sul tappeto senza problemi. Questo passa al convento. Quindi devo aspettare che Rogue mi chiama. Ok. Andiamo a incontrare questo. Speriamo che si è levata quella linea nera. Perché poi c'è? No, c'è ancora. Sto raccogliendo la roba. Pronto a parlare? Non mi dispiacerebbe un drink. Giornataccia? Come tutte le altre. Quindi cosa...
Te li do a te i drink, do. Oh. Oh, Rogue. L'operazione di Hellman alla fine ha funzionato. Lo so. Togliere la corrente a mezza Night City per abbattere una V. Una volta le cose si facevano così da queste parti. Gran parte del merito è di Panama. Sarebbe stato impossibile senza di lei. Lo so, è per questo che te l'ho consigliata. È tutto? Mi chiedevo... No. Niente. Non... Grazie. L'unica cosa che puoi... Vedi i clienti fissi? Hanno sbrigato decine di lavori. Ora mettiti nei miei panni. Come... Hai fatto un solo lavoro per te. Sai bene che non è... E allora? Non stiamo parlando di abilità, V. L'unica... Com'è che lavori da solo? Sentivi. L'ho visto, Rogue. Visto dove? Qui, in città. Yorinobul. Merda. Dovevo aspettarmelo. Cosa pensavano di fare questi assalitori? Se devo indovinare, avevano buone intenzioni riguardo ad Anako. La cosa non mi sorprende. Sai cosa gli direi se potessi parlare con loro faccia a faccia? Cosa? Che prima o poi avranno quello che si meritano. Night City non è più quella di una volta, Arasaka inclusa. E anche uno di questi assalitori ignoti non è più quello di una volta. Pensi che capirebbero? Anche Rogue non è più quella di una volta. Direi che questo è... Devo andarvi. Ho ancora un sacco di cose da fare. Fai attenzione. Quella troia ci ha dato ancora informazioni incomplete. Sappiamo che sono armati fino ai denti. Ma non abbiamo idea di quanti siano in quel bunker. Non hai neanche il meglio da fare? Sam, il nostro porta... No, perché devo prendermi forse a scendere. Oh, attenzione! Non sia mai che ti rispondo. Centriamoci sul lavoro. Sentite, mandiamo prima i denti. Assicurarci di non finire... Degli stiali nuovi, vediamo... Thank you.
Oh, questi sono gli occhiali di Johnny. Gli occhiali di Johnny, ragazzi. E ce li mettiamo, dai. La canottiera di Johnny. Quell'armatura che ha. Metti, metti. Ma a sto punto pure la giacca di Johnny abbiamo. Attento. Ah, sei solo svenuto, vabbè. Pensavo fossi morto, compà. Cosa bella di sto gioco, io sto raccogliendo tutta la roba dal locale. Ma gliela andiamo a rivendere stessa alla cameriera. Tossici di merda. Si può risolvere tutto. Proprio tutto. Dai, calma però. È bello vedere. No. Come tutto. Quindi. Ti pigli tutte le cianfrusaglie e pure il codice che ti ho raccolto in giro, to. Amico, ascolta, ho un lavoretto per te, una cosa veloce. Ti interessa? Ok, dimmi tutto. Stavo navigando in rete, capisci? E ho trovato una cosa che definirei interessante. Aspetta, fammi indovinare. Pillole per grandi prestazioni? Un mister stato usato d'occasione. Sono una persona seria, V, e mi occupo esclusivamente di questioni serie. Qualcuno vende un libro di incantesimi. Un'edizione antecedente al primo crash della rete. Ora sai di cosa sto parlando, vero? Tipo, quanto si potrebbe guadagnare con quella roba? E tu vuoi che io lo rubi, giusto? Ah, niente furti. Voglio che lo compri. Ti rimborserò il doppio del prezzo. Vuoi che ritiri i tuoi acquisti? Già che ci siamo, ti porto anche della Nicola? Delle patatine alle alghe? Nicola. Pensaci, V. Un vero tesoro è qual... Chi ha bisogno di soldi, V. E i desperados hanno un lato sgradevole. Per questo dovrai essere tu a incontra... Ok, Così ti voglio.
vederti, come va? Sì, esatto. Il prezzo non è negoziabile. Pagamento completo anticipato. Tutto chiaro, d'accordo. Ottimo. Ti ho inviato l'indirizzo. Vieni da solo. Che mi puzza di massacro? Mi sa che si è addormentato. Cioè, si è guastata la chat di Twitch. Ho questa vaga sensazione. Che da un po' che non scrivete. Libro di incantesimi, c'è? Certo. L'ho nascosto in un luogo sicuro. E dove l'hai messo, eh? Se ti metti poi così col culo. Ancora. Vedere i soldi. Cerchi di fottermi. No, niente affatto, sto... Perché non sopporto la gente che cerca di fottermi. Quando succede tendo a interrompere la conversazione. Bruscamente. Sarebbe un errore. Grazie Jess. Non sto cercando di fregarti. E poi. Buonasera. Non sono una vittima. Sono preparata quanto te. Merda, questa storia puzza parecchio. Ma ok. Grazie per lo shout out del Jess, Albi. È tornata oggi a streamare la signora Jesslish. Che non ho potuto vedere, mannaccia. Dirtene amaramente. Ti do la mia parola. Ti ho inviato le coordinate. Vedremo. Sempre un piacere fare affari con te, ma chi te sa? Ragazzi, non fate mai queste cose. Io compro e vendo anche se subito. Mai dare i soldi così. Mai dare i soldi così. Sai, all'epoca era il migliore. Pitbull modificati. Normale, grazie a te. Voi. Stop. L'avevano detto dentro a sto gioco una frase adatta. Però me la sono dimenticata.
Che stream ad oggi alla ripartenza? Ma tu dimmi una cosa, Jess, ma... Alien Isolation non l'hai più fatto, vero? È bello vederti, come va? Dimentichi qualcosa? Com'è lavorare per Rogue? Non male. Tutto qui? Non male? Se vuoi informazioni su Rogue... Sì, ancora lì. Sono sicuro che sarà... Credo che sia dovuto al fatto che Johnny ha interferito. Senti... Da Netrunner a Netrunner, hai qualche consiglio da darmi? Non vedo perché no. Se sei amico di Rogue, sei anche amico mio. Posso venderti qualche trucco del mestiere dell'era di Barthmos. Rage Barthmos? Quel Barthmos? Dimmi che non mi stai prendendo per il culo. Prima di sparire dalla circolazione, rilasciò alcuni programmi anti-ice negli angoli più remoti della rete. So che era molto paranoico. Hai idea di cosa gli sia successo? Ma chi lo sa. Ma sono riuscito a trovare alcune reliquie classiche di Barthmos. Ecco, ti faccio vedere. Io continuo a non capire quella del... della bomba addosso, non ho capito perché non c'è. E tu hai gli Eddie? Allora, hai il libro? Come ti ho detto, Vi, sono una persona seria. La cifra concordata, tutta tua.
Grazie mille. Non c'è di che. Te li sei meritati. Si è tolta la striscia nera. Questo mi è apparso all'improvviso, sto cosa. Questo è coso. Ciccione di merda. Ah, porca puttana. Una cosa so benissimo. Mai ficcare il naso nei frigoriferi di altre persone. Nel migliore dei casi ci trovi mezzo litro di latte rancido. Nel peggiore? Oh cazzo, che mi venga un colpo! Ma quello è Rage Bartmos! Quel Bartmos? Il Bartmos del Data Crash e dei Rabbit, quello che ha distrutto la prima rete! E chi altri, cazzo? Sì, sì, lui. Riconoscerei quella faccia ovunque. Nel 2020 c'erano manifesti da ricercato dappertutto. Nemico pubblico numero uno, vivo o morto. Mezza città gli dava la caccia. Povero bastardo. Se ne stava qui al fresco in un congelatore finché non è saltato un circuito e si è scongelato come una bistecca. Ah, direi circa 20 anni fa, a giudicare dal tanfo. Beh, ho resistito finché ho potuto. Devo andare. Aspetta, aspetta. Potrebbe esserci dell'elettronica. Reliquie della prima rete, cimeli a manovella. Sarebbe un peccato lasciarli qui. Anche se fosse... Tu dici? Io non sarei così...
Devo pensarci su. Dice l'idiota che ha perso lo shuttle. Bene, bene. Un'Elisla della SGI Tech. Il miglior cyberdeck della sua classe. Visto? A volte vale la pena di sporcarsi le mani. Ehi, stavo pensando. Quel tizio dell'Afterlife di nome Nix sembra uno che sa parecchio di vecchie tecnologie. Parlagli. Vediamo che succede. Potresti recuperare qualche dato. Se non sbaglio, questo pezzo qua si può vendere e ricomprare per accumulare soldi. È tipo una sorta di bug. Fammi vedere. No, non è questo. Come si chiamava sto ciccione dell'inizio? Mamma mia, lo sono dimenticato. Un scemo. Ecco cosa diventerà la Terra, ragazzi. No! No, ragazzi. Speriamo che glielo fanno uscire. Se la fine della storia, no, non credo.
facendo avanti e indietro, sembra un idiota. Sento in colpa a non risponderla mai a questo. Ehi, che ti prende? Ehi, Nix, ascolta. Ho trovato una cosa. Il deck di Bartmos. Sì? E che altro? I nastri di Alan Turing? Dico sul serio. Da un'occhiata. Oh, porca puttana. Cazzo, Vi. Da dove l'hai tirato fuori? L'ho trovato sotto l'albero di Natale. Dai, seriamente? Seriamente non sono affari tuoi. Vuoi recuperare qualcosa? Cade a pezzi per l'umidità. La criptazione del Memcube deve essere leggendaria. Risparmiami l'analisi, sì o no? Posso provarci, ma ci sono buone probabilità che fallisca. In tal caso, i dati andrebbero persi per sempre. Credi che il disco possa contenere dei vecchi vettori sconosciuti? Qualcosa? Stapperemo una bella bottiglia. Sono ben consapevole dei rischi, ma se devo essere sincero... Risica non rosica. Provaci. Ok. Metti il deck sul bancone, ma fai piano. Tutto tuo. Tutto tuo? Oh, Vivi. Non hai proprio rispetto. Se avessi il Sacro Graal, lo riempiresti di caramelle e popcorn. Ora vediamo di iniziare. Ok. Buona parte dei dati è danneggiata, ma non tutti. Una password? Provare a forzarla, forse. Niente. E se iniettassi un comando? Ah! Bingo! Ancora un blocco, ma dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Ah, pensavo che il famoso Bartmos sarebbe stato più... Ok, cosa abbiamo qui? L'hai visto cosa abbiamo? Un friggicervello. Cazzo, puoi davvero collegarti? Idee, Vi, presto! Se non ci sbrighiamo, tra un paio di minuti il suo cervello sarà ben cotto. Ci siamo. Porca merda. Sei vivo? Così pare. Mi sento come se avessi la testa in fiamme. È stata pure gratuita. Che cazzo è successo? Speriamo. Hai avuto le convulsioni. Le luci si sono spente e le prese hanno sputato scintille. Così mi sono seduto e ho finito il lavoro. Aspetta. Vuoi dire che hai sbloccato il deck di Bartmos? Tutto da solo? Puoi dirlo forte. Sono il miglior netrunner della città, dopo tutto. Ne dubito, ragazzo. Ma magari un giorno. D'accordo. Vediamo cosa hai recuperato da questo manufatto. Registri, email, cronologie chat. Potenzialmente interessante, ma niente di esplosivo. Peccato. Beh, magari posso scavare un po' di più per vedere se contiene qualcosa di interessante. Ascolta, in genere i miei servizi costano parecchio. Ma questa volta, mi sa che ti sono debitore. Prendi questo.
Il chip contiene un po' di demoni. Non sono stati programmati da Bartmos, ma dovrebbero esserti comunque utili. Grazie, Nix. Pensi di essere a posto? Oppure hai bisogno di aiuto? No, no. Sto bene. Un paio di antidolorifici e del whisky e sarò un uomo nuovo. Io non ho capito sto coso che ma che... Vabbè, questo di Peralez ce la facciamo la prossima volta, dai. Mi sa che gli conviene. Vabbè, il problema è che la... che loro hanno perso dei soldi, ci sarebbe stato pure lecito. Comunque dipende poi dai DLC che danno, eh. Vi, siamo di sopra. Grazie. Va bene, non posso salvare, perfetto. Bello rivederti. Che è successo? Vieni, Jeff ti spiegherà tutto. Ok. Vediamo poi Jeff cosa avrà da spiegare la prossima volta, la prossima live, perché ragazzi, chiudo. Sono quasi a 5 ore anche oggi. Il gioco, mamma mia, mi ha preso di brutto. Lo so che sono diventato monotematico, però sta piacendo a voi quanto sta piacendo a me. Quindi ci vediamo alla prossima live, al prossimo gameplay. Grazie per la compagnia. Buonanotte a te, Alessia Panese. Buona giornata a chi sta guardando magari questo video in pieno giorno. Skull a tutti quanti. Voglio guardare giusto un'occhiata per vedere se c'è, se ci sono persone che posto postare. No, nulla di particolarmente rilevante. Skull a te, skull a voi, skull a tutti.